Artemis Fowl, film del 2020 diretto da Kenneth Branagh e prodotto dalla Disney, tratto dal primo e secondo libro dell'omonima saga letteraria scritta da Eoin Colfer. Il film narra le gesta di Artemis Fowl II, un geniale dodicenne che sfrutta il crimine per fare soldi. Quando rapisce una fata per rubarle una magia necessaria a salvare la sua famiglia, non si rende conto che si mette contro un potere pericoloso. Se i fan di Harry Potter si sono incazzati come delle iene per i cambiamenti fatti dalla Warner alla saga cinematografica di J.K. Rowling, ebbene, io sono pronto a capeggiare la crociata contro la Disney, visto lo scempio che è questo film. Nonostante sia stato più volte dichiarato che questa pellicola sia l'adattamento del primo romanzo, sono stati comunque inseriti numerosi elementi provenienti dal secondo romanzo della saga, ma che insieme al primo libro vengono completamente stravolti senza un cazzo di motivo, tra cui gli stessi personaggi protagonisti, che non c'entrano assolutamente nulla con quelli nati dalla penna di Eoin Colfer. A partire dal protagonista Artemis, interpretato dall'esordiente Ferdia Shaw, che fisicamente, non dico nulla, ci sta un sacco. L'hanno praticamente tirato fuori dalle pagine del primo libro. Ma come è stato scritto è qualcosa di allucinante. Dovrebbe essere un genio del crimine, come lui stesso si autodefinisce, ma tutte le azioni cattive che compie le fa per salvare suo padre, che è stato rapito dal villain della situazione. A differenza del libro, dove tutto il casino che compie lo fa per un puro e semplice tornaconto personale, non facendosi nemmeno nessuno scrupolo nel fare del male alle creature magiche, anche se con qualche ripensamento, ovviamente. Invece qui lui fa le cattiverie perché, poverino, gli hanno rapito il papà. Originale! Ma non solo Artemis è stato completamente snaturato, anche gli altri personaggi, come Leale, che al posto di essere una macchina da guerra inarrestabile è un semplice maggiordomo. E non mi frega nulla di quello che dice il film, è un figa di maggiordomo che serve solamente per gli spiegoni. Se non ci fosse stato lui, Artemis era lì così. Eh? Che cazzo succede? Il comandante Tubero, che da maschio coi baffoni, burbero ma comunque ligio al dovere, l'hanno trasformata in una donna fin troppo bonacciona interpretata da Judi Dench, che è un'ottima attrice. Ma qui fa cagare al cazzo. Probabilmente si è resa conto di essere in un film piuttosto fatto di merda e quindi ha detto, sai cosa, viene come viene, tanto mi pagano comunque. Spinella Tappo. Spinella Tappo, che da prima ed unica elfa femmina della libera eroica polizia, diventa una semplice agente tra le tante, il cui padre è stato accusato di un crimine che palesemente non ha commesso, ma dal primo secondo lo capisci che non l'ha commesso, e quindi vuole riscattare il suo onore. Tutto questo solo per creare un forzatissimo rapporto d'amicizia tra lei e Artemis. Cosa mai accaduta nel primo romanzo, dove sono nemici giurati, questi due si odiano nel primo romanzo. Si piglierebbero tutto il giorno a ceffoni in faccia se fosse per loro. L'unico personaggio che risulta effettivamente rimasto fedele a se stesso e a quello del primo libro è Bombarda Sterro, interpretato da Josh Gad. Ben caratterizzato, simpatico e interpretato molto bene dall'attore. E si nota come lui si sia effettivamente divertito nell'interpretarlo. Beato lui. Il lato tecnico, invece? Sicuramente da Kenneth Branagh, che è un ottimo regista, mi aspettavo una regia quantomeno decente e riconoscibile. Invece non solo è una regia operaia, ma fa pure schifo, in particolare nelle scene d'azione, dove non si capisce quasi nulla di quello che succede a causa di un montaggio serratissimo e finti movimenti di macchina fulminei. Per non parlare degli effetti visivi che sono uno più brutto dell'altro. Ma la cosa peggiore di questo bidone dell'umido è sicuramente la sceneggiatura. Facendo dei paragoni con il primo film di Harry Potter, quest'ultimo riesce a introdurre lo spettatore nel mondo magico e a spiegare il contesto senza confonderlo. Artemis Fowl invece non spiega nulla. Ti sbatte subito in faccia il fatto che esistano elfi, fate, cazzi e mazzi e che siano evoluti tecnologicamente. Disney, è troppo chiedere un pochino di contesto, per favore? In conclusione, Artemis Fowl è una delle più grandi delusioni di questo turbolento 2020. Non è affatto sorprendente che Disney abbia voluto distribuirlo direttamente su Disney Plus, saltando quindi l'uscita in sala. Probabilmente se fosse uscito nei cinema, visto l'accoglienza di pubblico e critica, sarebbe stato uno dei più grandi flop di quest'anno. Meritatissimo, aggiungerei! Io sono Fiar De Luke e avete visto la recensione di una merda megafotonica in pochi minuti.
Se il video vi è piaciuto, vi invito a mettere un bel mi piace, iscrivervi al canale e attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sull'uscita dei nuovi video. Vi invito inoltre a seguirmi sulla mia pagina Facebook e sul mio account Instagram, dove pubblico commenti e pensieri sulle ultime news riguardanti il mondo del cinema e delle serie TV. Con questo, amici, ma soprattutto amiche, ho detto tutto. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!